Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur Ave Maria. Ecco, abbiamo un ospite di eccezione questa sera, il dottor Aldo Maria Valli. Ma lasciamolo Buonasera. presentare, ecco. Buonasera, Buonasera, dottor dottor Valli. Valli. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, grazie per questo. Bene, allora, il dottor Valli non ha bisogno di presentazione, ma è giusto farla. Allora, al momento, insomma, è in pensione, ma è stato per anni vaticanista della RAI, prima del TG3 e poi del TG1. Poi nell'ultimo periodo, per vari motivi che non stiamo qui a ripetere, ma che conosciamo, è passato alla sezione sport. Comunque già da prima era curatore e fondatore del suo blog, eccolo qua, Duc in Altum. Seguitissimo a livello internazionale anche. E io Dorotea ce lo leggiamo praticamente, lo leggiamo tutti i giorni e dicevamo, ecco sì, è un appuntamento fisso per noi, ecco. Anzi, vi racconto una cosa, se il dottor Valli permette un attimo. Quando uscì L'Amoris Laetitia, quando uscì il commento del dottor Valli all'Amoris Laetitia, io mandai subito il link a Dorotea e lei mi disse, ma chi, Aldo Maria Valli? Quello che è il giornalista del ciclone Francesco, ma che è uno scherzo? Invece era proprio. Vi ricordate il documentario di Papa Francesco a un anno e mezzo dal suo pontificato che mandò in onda sia TV 2000 sia il TG1, che era molto ben fatto e ben strutturato, a differenza poi di altri documentari celebrativi. In quel documentario il dottor Valli raccontava l'anno di pontificato invece di Papa Francesco. Ecco. Al Sì. quale tutti avevamo creduto. Noi veramente, come studiosi un po', ci si consenta di dirlo, dei gesuiti e della storia di Pedro Arrupe e di quel periodo. Guardi, le racconto un aneddoto, insomma, se può essere. Quando fu eletto Bergoglio, mi chiamò immediatamente il mio padre spirituale, subito, perché io ho avuto due infarti, no? E mi chiamò e mi disse: buona, buona, io stavo piangendo come una fontana, ma non era di gioia. Lui sapeva perché il giorno prima già dicevo, se leggono Bergoglio è la fine. E lui mi disse: ti ho chiamato apposta, stai calmo, che ha tutto in mano il Signore. Ho detto sì, un bel po'. E piangevo perché avevo capito che sarebbero stati grossi problemi. Però ci abbiamo creduto, nel senso ci crediamo ancora, nel senso che ovviamente il non prevalebunt c'è, però insomma sono anni molto sofferti e qui poi ne riparleremo. Ecco, anche per questo Sì. abbiamo E d'altra invitato il dottor parte. Valli. Prego, scusi se l'ho interrotto, dottor D'altra Valli, prego. parte. No, ha fatto bene a ricordare l'Amoris Laetitia perché, per quanto mi riguarda, è quella che segna la svolta del mio atteggiamento. Non è che il mio atteggiamento conti nulla, ma lo dico per far capire qual è la storia. È da lì che ho iniziato a capire che il relativismo era alla grande nell'insegnamento della Chiesa e che non era più possibile tacere come laico battezzato, come credente, come testimone della fede, non mi era possibile lasciare passare sotto silenzio tutto ciò. E Noi quindi ha l'abbiamo fatto seguita molto molto bene. con la preghiera, eh? L'abbiamo Sì. seguita molto con la preghiera quando fece le sue prime uscite di chiarimento, di dubbi, e l'abbiamo seguita molto con la preghiera. Ecco, anche per Vi questo poi abbiamo. ringrazio molto. Aiutiamoci davvero nella reciproca preghiera. Anche per questo poi abbiamo chiesto al dottor Valli stasera intervenire, anche perché poi nel suo blog dal 2016 in poi si è avviato un dibattito anche con eccellenti personaggi come lui sulle radici di questa crisi che sono antecedenti a Papa Francesco. Non è che prima del 13 marzo 2013 c'era il paradiso o voleva essere buono il purgatorio. No, c'era un problema. C'era un problema, bisogna andare alla radice del problema per capire anche Papa Francesco. E così è cominciato sempre nel blog del dottor Valli un dibattito sul Vaticano II, sul suo spirito, sulla lettera, anche sui vari protagonisti, perché no? Perché il concilio è fatto da uomini, certo c'è lo Spirito Santo, ma ci sono gli uomini. E così il direttore di Cora Books, della casa editrice Cora Books, il maestro Rero Porfiri, ha chiesto al dottor Valli di raccogliere questi interventi,
in un libro. Ovviamente poi lui ha curato questo libro, ha fatto una sua introduzione, eccetera, in un libro intitolato, ecco, mi pare che si veda già in sovrappressione, ecco, si vede, sì, perfetto, cerco di ingrandirlo un po' magari, ecco qui, l'altro Vaticano II, voci su un concilio che non vuole finire. Ecco, che è già uscito da qualche giorno, è disponibile sia in copertina flessibile sia in formato Kindle, cioè ebook, quindi può essere letto anche nei tablet e così via, eccetera, e noi ve lo consigliamo vivamente, perché è ben strutturato, è ben curato, e anche perché comunque non è un attacco a un concilio della Chiesa, è uno studio, è un approfondimento, e vi sono anche persone che lo difendono. Per esempio, ecco, c'è... vi faccio vedere un po' il sommario, non so se si vede, ecco. Sì, sì, se vai giù, sì. Ecco, sì, ecco. Allora, vabbè, c'è l'introduzione chiaramente del dottor Valli, il dogma e l'anticristo del professor Enrico Maria Radaelli, il calvario della Chiesa del carissimo padre Serafino Maria Lanzetta, davvero un santo sacerdote, eh? Non so se il dottor Valli l'ha conosciuto di persona, io e Dorotea abbiamo avuto questa bellissima esperienza, ecco. E poi c'è stato anche il consenso internazionale al dibattito sul Vaticano II, aperto dai vescovi Vigano e Snyder, fatto da autori vari. C'è l'altro intervento del professor Adaelli per far tornare la Chiesa a Cristo. Poi c'è l'intervento del padre Giovanni Cavalcoli, confratello di Dorotea perché è domenicano. Gli esiti pastorali del concilio possono essere discussi, ma le dottrine vanno accettate. E poi vari tanti altri, Fabio Scaffardi, Alessandro Martinetti, il professor Roberto De Mattei, il cardinale Joseph Zenzenq, Eric Simmons, ancora Monsignor Viganò, Monsignor Guido Pozzo, presidente di Ecclesia Dei, l'avvocato Giovanni Formicola, e poi Don Alberto Strumia. E poi è interessante anche l'11 settembre di Paolo VI e Monsignor Lefebvre, un articolo di del dottor Valli sull'incontro che ebbero, quel drammatico e teso incontro che ebbero Papa Paolo VI e Monsignor Lefebvre nel 1976 o 77, non ricordo bene. Insomma, come vedete è un libro... 76. Come vedete, insomma, c'è veramente ottimo materiale per lo studio e per l'approfondimento. Metterei in risalto il finale. Non cediamo alla tentazione di abbandonare la Chiesa. Sì. E questo è il nostro cavallo di battaglia. Discutiamo, certo. Come dice l'Apostolo Paolo, no? Discutete pure quanto volete, basta che non vi ammazziate, no? Sì. Io la dico un po' così alla romana. Quindi noi vi consigliamo, noi abbiamo acquistato il libro e vi consigliamo anche a voi di leggerlo, perché è veramente molto interessante. Sono interventi di uomini che amano la Chiesa. Chiamano la Chiesa e vogliono difenderla. Diciamo, certo, ci sono diversi punti di vista, ma non c'è odio alla Chiesa, questa è la cosa importante, da parte di nessuno. Questa è la cosa importante, perché nessuno, come giustamente Pietro, il primo Papa, non poteva andare avanti a Cristo, allora nemmeno noi possiamo andare avanti alla Chiesa, perché non è possibile. Ecco, a proposito di questo libro, ieri sera chi ha seguito anche il nostro canale, perché lo abbiamo mandato in onda anche nel nostro canale, ve lo faccio vedere, sul canale Ritorno a Itaca dell'editore del libro, del maestro Porfiri, c'è stato un interessante dibattito. Era presente anche il dottor Valli, Monsignor Nicola Bux e l'avvocato Giovanni Formicola. Purtroppo però il dottor Valli non ha potuto finire il suo pensiero, perché c'è stato un bellissimo scontro, anche animato, acceso, fra Monsignor Bux e l'avvocato Formicola, però ovviamente rispettoso. Così Dorotea e io ci siamo dette, ci piacerebbe continuare a sapere il pensiero di dottor Valli, anche, ecco, per approfondire, perché quello che lui ha iniziato a dire ieri è veramente importante, cioè questa Chiesa come si pone davanti al mondo. Secondo noi è questo il nocciolo del problema. Perché, non so se penso che Dorotea sia d'accordo con me, mentre per gli altri 20 concili ecumenici si può sintetizzare la dottrina che ha insegnato, per esempio l'ultimo, il Vaticano I, il rapporto fra fede e ragione e l'infallibilità del Papa sui fede e costumi
quando insegna ex cattedra, oppure definisce una verità di fede e di morale. Il Concilio di Trento, poi il sacerdozio, l'Eucaristia e i sacramenti, insomma, e così via. Questo concilio, ma qual è l'insegnamento di questo concilio? Ecco. Ma allora, innanzitutto lo disse un po' ieri, mi è dispiaciuto che chi poteva non l'abbia detto, forse non se l'è ricordato. Nel 1988 fu Ratzinger, allora cardinale, a dire ai vescovi cileni che questo era un concilio pastorale. Ci abbiamo il testo. Quindi, che questo concilio non sia stato adesso, non sia stato pastorale, che sia dogmatico come tutti gli altri, beh, io non sono un'esperta, non sono laureata in nulla, non abbiamo la tuttologia di Pico de Paperis, però ecco, l'ha detto Ratzinger e disse in quell'occasione che non tutti i testi, fu la prima volta che disse che non tutti i testi del Concilio Vaticano II potevano essere blindati, cioè si potevano discutere. Quindi quello che noi stiamo facendo non è niente di più di quello che la Chiesa ci permette, anzi ci invita a fare alla fine, perché siamo battezzati e quindi abbiamo il dovere e quindi il diritto di amare nostra madre e di difenderla. L'altro passo è sempre di Benedetto XVI, questa volta pontefice, nella famosa lettera ai vescovi del 2009, no? Quando tolse la scomunica ai lefebriani, ai quattro vescovi, perché bisogna essere anche chiari qui, perché non è vero che sono scomunicati, e lo dimostra il fatto che Papa Francesco ha dato loro la concessione dall'anno straordinario della misericordia, ha concesso loro di poter celebrare i sacramenti in tutto il mondo. Ora, il problema è, l'aveva detto Benedetto XVI in questa lettera, che chi voleva, a tutte e due le squadre veramente, chi voleva difendere il concilio non poteva ignorare quello che era successo a, mi sa, ecco, sì, sì, c'è, dire, professore? Ci ha sentito? No, purtroppo no, ho proprio perso la connessione. Ecco, allora, un attimo, Esther. Allora, diceva appunto Benedetto XVI nella famosa lettera del 2009 ai vescovi italiani, no? Sulla questione di Lefebvre e della scomunica, disse chiaramente che chi voleva difendere il Concilio Vaticano II doveva però tenere nella stessa considerazione tutti gli altri concili precedenti, e così disse giustamente a questi altri che chi voleva conservare i concili precedenti doveva accettare anche il Concilio Vaticano II. Ora, questa dinamica è corretta. Il problema è quello che è successo dentro il concilio. È questo un po' che non si vuole affrontare seriamente. Poi scattano le icone intoccabili, e quindi, siccome ormai Giovanni Paolo II è canonizzato, poi ce l'abbiamo tutti nel cuore. Io avevo 16 anni quando fu eletto, figuriamoci. Se per questo c'ho nel cuore anche Ratzinger, a me non mi ha fatto sbaragliare Ratzinger, mi ha tenuto nella Chiesa Cattolica, seguivo lui, quindi... Però dire che queste persone che stanno ai vertici, qualcuno ha sbagliato, beh, non c'è niente di male, eh? Però aiuterebbe a capire un po' cosa dobbiamo fare per riprenderci. Ecco, allora partiamo dall'inizio, professor dottor Valli. Ecco, intanto c'è padre Giorgio Terasi, un sacerdote, ecco. Grazie. Grazie a lei per la benedizione, padre Giorgio. Ecco. Grazie, padre Giorgio. Grazie. Grazie. Ecco, partiamo dall'inizio, ecco, dottor Valli. Innanzitutto, come mai lei, insieme col maestro Bonfiri, avete deciso questo dibattito nel suo blog di raccoglierlo in un libro? Ecco, per quale motivo? Beh, il dibattito nel blog non è nato da una vera e propria decisione presa a tavolino, è nato dalle cose. Ovviamente chi si occupa di Chiesa, come nel mio caso e come nel caso di tutte le persone che scrivono per Dukinaltum, non può non affrontare a un certo punto la questione del Concilio Vaticano II, che è assolutamente centrale e decisiva per capire la situazione della Chiesa attuale. Ho iniziato quindi a pubblicare alcuni contributi non pensando di poi farne un volume.
A un certo punto però mi sono reso conto che la qualità era piuttosto elevata e che soprattutto erano contributi molto liberi, ecco, molto spontanei da parte di persone che, amando la Chiesa, si interrogano liberamente, prive di condizionamenti ideologici o di appartenenza a gruppi di vario genere, soltanto per capire la situazione, per individuare le radici dei problemi che abbiamo di fronte e cercare delle possibili vie d'uscita. Di qui è nato il volume, che ha avuto un contributo determinante, direi, nelle ultime prese di posizione di Monsignor Carlo Maria Viganò, che a sua volta ha incominciato a interrogarsi sul Concilio Vaticano II con una certa frequenza e con una certa profondità. Dunque un libro che già dal titolo spiega molto, ecco, perché l'altro Vaticano II, perché l'altro? Perché di quelli che finora sono stati un po' in silenzio, un po' emarginati, non essendosi mai schierati né da una parte né dall'altra, né dalla parte dei difensori acerrimi del Concilio né dalla parte degli accusatori e degli avversari, finora sono stati appunto un po' trascurati. L'altro Vaticano è il Vaticano queste persone che ora hanno sommessamente, nel nostro piccolo, deciso di prendere la parola e di farsi sentire. E anche il sottotitolo è significativo, Voci da un concilio che non vuole finire. In effetti non vuole finire perché, e lo abbiamo visto anche nell'incontro di ieri sera con quel confronto quanto mai vivace tra l'avvocato Formicola e Don Nicola Buzza, ogni volta che si affronta il concilio, io lo so per esperienza, questo è l'esito, si arriva a discussioni molto molto sostenute, diciamo così. Ma è un buon segno, io ritengo, perché funziona, proprio perché vogliamo bene alla Chiesa, quindi arriviamo anche a questi confronti così forti. Voglio ricordare, voi l'avete fatto, ma voglio ricordare ancora i nomi delle persone che hanno contribuito: Enrico Maria Radaelli, Rafino Maria Lanzetta, padre Giovanni Cavalcoli, Fabio Scaffardi, Alessandro Martinetti. Scaffardi e Martinetti sono persone che sono laici, lettori del blog, che a loro volta hanno desiderato intervenire. E io li ho ospitati volentieri perché credo che proprio dal punto di vista del cattolico comune, che non ha particolari titoli accademici, ma che parla in quanto battezzato, in quanto appartenente alla Chiesa e testimone, sia particolarmente importante appunto in questa prospettiva la testimonianza di persone che finora sono rimaste un po' ai margini e che più che altro hanno subito il dibattito su un concilio e finalmente riescono a prendere la parola. E poi il professor Roberto De Mattei, che invece è uno dei principali e più importanti studiosi del concilio, il cardinale Zen, Eric Semmons, che è uno statunitense e che, del quale ho ospitato un contributo. Eric è stato molto gentile, mi ha dato la possibilità di tradurlo e di pubblicarlo in italiano. E, molto bello il suo contributo, nel quale mi sono molto riconosciuto, perché lui dice: io sono un sostenitore del concilio, e a un certo punto invece adesso mi ritrovo a criticarlo, e racconta perché è nata questa sua conversione. Monsignor Carlo Maria Viganò, appunto, Monsignor Guido Pozzo, che è stato a sua volta molto molto cortese, perché all'interno di questa nostra congrega un po' eterogenea, un monsignore del suo livello, della sua levatura e con il suo grado di responsabilità anche all'interno della gerarchia, ha consentito a firmare. Poi appunto l'avvocato Giovanni Formicola, quindi un altro laico, Don Alberto, che conosciamo molto bene, e Monsignor Atanasio Schneider, che non ha bisogno di essere presentato, il quale Schneider a sua volta è un pochino più giovane di me, a sua volta fa capire come una persona cresciuta all'interno della Chiesa post-conciliare, per molti di noi l'unica Chiesa che abbiamo mai conosciuto, che per molto tempo, per molti anni abbiamo dato per scontata, a un certo punto a sua volta è preso da interrogativi di fronte ad alcune situazioni particolarmente problematiche. Direi quindi il filo conduttore è la grande libertà da una parte e dall'altra il grande amore per la Chiesa. Qui non c'è nessuno che vuole fare processi,
non c'è nessuno che vuole mettere in stato d'accusa i padri conciliari, i papi del passato, ma vogliamo soltanto, abbiamo voluto soltanto interrogarci onestamente, senza tanti giri di parole, su alcuni aspetti della Chiesa cattolica che attualmente ci fanno soffrire e che hanno radici in gran parte proprio nel Concilio Vaticano II. Ovviamente non solo nel Concilio, sono problemi molto complessi, si può risalire anche molto più indietro, ma certamente il Concilio ha fatto da catalizzatore, ha fatto da elemento che ha portato alla ribalta alcune questioni. Ora, noi evidentemente appunto non abbiamo la pretesa di inserirci da un punto di vista accademico in un dibattito così complesso sotto molti profili, profilo storico, profilo pastorale, profilo teologico, profilo anche a un certo punto storico e politico, ma pur in mancanza di questa pretesa, pensiamo che l'importanza del nostro contributo sia quella di iniziare a interrogarsi, cioè evitare di fare del concilio un dogma, un super dogma che sia intoccabile e anzi rivendicare il diritto dovere in quanto battezzati di, pur con tutto il rispetto possibile, di indicare quali sono, a nostro giudizio, quali sono le radici dei problemi. Ma infatti mi perdoni se, tanto per dare forza a queste sue parole, fu lo stesso Ratzinger a parlare di questo problema del concilio come superdogma. Fu proprio lui a denunciare questo pericolo, quindi siamo sulla strada giusta. Sì, perché riteniamo, e penso di poter parlare per quasi tutti gli autori di questo libro collettivo, che sia stato fatto un uso strumentale, un uso ideologico del Concilio. Non tutto il Concilio ovviamente va rigettato, nella sua complessità ci sono molti aspetti che meritano di essere valorizzati, pensiamo soltanto appunto alla valorizzazione del laicato cattolico, ma ci sono invece tanti altri aspetti che sono alla base, a nostro giudizio, dei problemi che oggi viviamo e che vengono alla ribalta. E non affrontarli, questi problemi, significa non voler bene alla Chiesa, lasciare che le cose vadano così e restare un po' a galleggiare alla superficie senza una reale partecipazione, senza amore per la Chiesa. Quindi così nasce il libro. Come dire, sicuramente la liturgia, gli effetti del concilio sulla liturgia sono quelli che più appartengono all'esperienza di tutti noi. Basta recarsi in chiesa, partecipare, prendere parte alla messa o ad altre celebrazioni per rendere conto appunto dell'uso strumentale che è stato fatto di alcune formulazioni conciliari. E degli abusi che sono nati prendendo a pretesto il concilio. Ma non c'è soltanto la liturgia, ovviamente. Io credo, l'ho detto anche ieri sera quando mi è stato consentito di intervenire, che il concilio abbia, uso questa espressione, se mi permettete, un po' giornalistica, ma per farmi intendere, un peccato originale al suo interno. È quello che prese la Chiesa di quel tempo, anni 60 del secolo scorso, e che ho riassunto in una specie di slogan, il desiderio di piacere al mondo. Era una Chiesa che sotto molti aspetti, dopo la morte di Pio XII, di fronte a un mondo che veniva sconvolto, ricordiamo, eravamo alle premesse del famoso 68, sconvolto sotto tutti i punti di vista della politica internazionale, ricordiamo la guerra fredda, i rapporti tra gli Stati Uniti e il blocco sovietico, la rivoluzione culturale, la liberazione sessuale, insomma,
insomma, non ho bisogno di ripercorrere quella stagione assolutamente unica e vulcanica sotto molti aspetti. Di fronte a una stagione di quel genere, la Chiesa avvertì l'esigenza di non perdere terreno, di non essere vista soltanto come Chiesa giudicante, come istituzione che faceva calare dall'alto i suoi giudizi, ma come Chiesa più partecipante, più attenta ai sogni, ai desideri, alle paure, come poi dirà appunto il Concilio dell'uomo contemporaneo. E Giovanni XXIII fu mosso da questo desiderio. Lui lo disse più volte apertamente, non aveva nessuna intenzione di mettere in discussione la dottrina, il fondamento, il Depositum Fidei. Introdusse però questo concetto di rinnovamento. Ecco, rinnovamento nel modo di porgere il messaggio. Il messaggio doveva restare inalterato, ma doveva essere rinnovato il modo soltanto come di chiesa giudicante. trasmetterlo. Papa Roncalli lo disse apertamente, ma ecco qui appunto già una radice dei problemi successivi. Questo termine rinnovamento è stato poi ampiamente strumentalizzato ed è andato a intaccare anche il deposito della fede, in realtà non ci si è limitati a un semplice rinnovamento nel modo di comunicare, ma una volta introdotto il concetto di rinnovamento è stato usato in termini ideologici per introdurre dei stravolgimenti. Ora si parla di cambi di paradigma, che è una bella espressione per dire comunque tradimenti della dottrina. Ecco, ieri sera Don Nicola Bux ha contestato legittimamente la mia espressione chiesa che voleva piacere al mondo, perché lui dice: ma come, erano tutti padri conciliari appartenenti alla chiesa precedente, al concilio evidentemente, erano tutti vescovi di Pio XII, e come è possibile che fossero mossi soltanto da questo desiderio, come dici tu, di piacere al mondo? Ecco, io evidentemente ho usato una formula semplice, se vogliamo, semplicistica, ma ritengo che veramente ci fosse questo substrato. E lo dico non come giudizio mio personale, ma dopo aver ascoltato molti partecipanti a quella stagione davvero straordinaria. Nel corso della mia lunga carriera di vaticanista ho avuto modo di conoscere molti di loro e ricordo, ho un ritorno audio da qualche parte, ma non capisco da dove arriva. No, qui non c'è. Comunque, voglio dire, ecco, ho ascoltato molti protagonisti. Ricordo soltanto il professor Alberigo, per esempio, a Bologna, della famosa scuola di Bologna. Esther, Ecco, io. non è che da te, tu che No, no, porti no. le cuffie. Guarda che Continuo mi a vedere questi sa che è ritorni. Paola. Facciamo una cosa, spengo il microfono mio e tuo, Dorotea, intanto che parla il dottor Valli, vai, ok. Ok, grazie. Ecco, ascoltando appunto i testimoni diretti, i partecipanti diretti, mi sono fatto questa idea che ci fosse questa condizione psicologica di fondo, cioè non essere più una chiesa lontana, una chiesa rigida, una chiesa vista un po' come una zia arcigna e brontolona, ma mostrarsi con un volto nuovo, con il volto di una madre accogliente, una madre che non giudica, ma piuttosto cerca di capire, una madre che ti accompagna. Già nel discorso inaugurale di Giovanni XXIII, lo ricorderete bene, il famoso Gaudet Mater Ecclesia, dalle tre parole iniziali del discorso pronunciato in latino, perché fra l'altro occorre dire che il latino fu la lingua del concilio, Papa Roncalli che cosa disse? È ora che noi non usiamo più le armi del rigore,
ma usiamo la medicina della misericordia, disse proprio così. Quindi capite, ecco, questo è il cambio di paradigma. Il desiderio, io lo chiamo il desiderio di piacere al mondo, possiamo dire il desiderio di non dispiacere al mondo, di comunque di entrare di più in dialogo con il mondo moderno, con un mondo così in ebollizione, in rapido cambiamento. Ma voi capite bene che già lì c'è l'origine di qualcosa che noi stiamo vivendo oggi. Per il cattolico, la più alta forma di misericordia, non è l'atteggiamento comprensivo che poi può diventare anche lassista, ma la più alta forma di misericordia è trasmettere la verità e ribadirla con decisione, così da consentire al credente di rinforzare la sua fede, di rafforzarsi nella fede, nella prospettiva della vita eterna. Così stanno le cose. Ma la Chiesa che ha iniziato a fare del rinnovamento e della misericordia i suoi nuovi dogmi, certo, al di là delle intenzioni indubbiamente della stragrande maggioranza dei padri conciliari, ha incominciato a diventare una Chiesa che nel corso degli anni si è allontanata dalla retta dottrina ed è diventata una chiesa mondana in buona sostanza. E tutti i problemi che ancora oggi ci appassionano e che ci mettono di fronte a confronti così sostenuti come quelli che abbiamo visto anche ieri sera, erano già ben presenti fin dall'inizio. Nel libro riporto quel drammatico confronto, quel drammatico faccia a faccia che ci fu a Castel Gandolfo nel 1976 tra Monsignor Lefebvre e Papa Montini, proprio per dimostrare che tutti i problemi erano già sul tappeto. Un confronto drammatico perché ognuno dei due contendenti, chiamiamoli così, aveva delle ragioni al proprio arco da sostenere, sia il Papa sia Monsignor Lefebvre. Ma la questione si risolse, il dibattito si risolse in un classico dialogo tra sordi. Erano due chiese che avevano iniziato a prendere strade completamente divergenti. Ed è quello che poi abbiamo visto negli anni successivi, nei decenni successivi, fino ad arrivare ai giorni nostri. Tutto era già ben presente fin dall'inizio. E dove ci fu questo inizio della divaricazione? Proprio in quelle parole di Papa Roncalli, quando si oppone il rigore alla misericordia, mentre per il cristiano proprio il rigore dottrinale è la più alta forma di misericordia, se abbiamo come prospettiva la vita eterna, la salvezza, proprio lì ci fu l'inizio della divaricazione e ci fu l'inizio come dire, anche del tradimento, fino ad arrivare a vere e proprie forme di apostasia. Quindi, insomma, se vogliamo capire ciò che stiamo vivendo oggi e che sotto molti aspetti ci procura sofferenza, non è possibile ignorare il Concilio. Allora, il Concilio non può essere dogmatizzato. E spiace che Papa Francesco, proprio di recente, invece, abbia sostenuto che chi osa criticare il Concilio deve considerarsi fuori dalla Chiesa. Perché in realtà il Concilio è un'espressione storica e ogni battezzato a ragion veduta, con passione, con amore per la Chiesa, senza voler fare processi a nessuno, La posso interrompere un momento hanno perché questo è soltanto il molto diritto, ma anche, interessante. No, non no, no, solo il diritto, ma anche il dovere. perché lei scrisse, se non mi sbaglio, sì, claustrofobia. Perché la cito? Perché mi colpì molto sia la suora, la monaca che le scrisse, perché questa ha a che vedere anche con questa, no? Poi si parlò della questione di cambiare, no? Anche addirittura le regole del monachesimo, delle suore di clausura e così via, no? Si ricorda quel periodo e lei scrisse, questa suora le scrisse, questa monaca, ed era dolorata, cioè noi che l'abbiamo letta, insomma,
ci ha fatto veramente, e poi abbiamo preso quel libretto che lei aveva fatto, Claustrofobia, e mi ha fatto venire in mente questo. Effettivamente Paolo VI difese la clausura, tanto è vero che quando le monache ci provarono a cavalcare l'onda del concilio, chiesero a Paolo VI, ce l'abbiamo proprio nel libro, chiesero a Paolo VI addirittura di togliere l'abito di dentro il monasteri. Paolo VI gli disse, ma, e poi lì il latino, togliere il latino, eccetera, insomma, aggiornarsi. Paolo VI le sgridò e gli disse assolutamente no, servono, aspetti, la frase precisa è proprio questo, ci vogliono persone che trattino il Signore da Signore. E quindi chiese, le supplicò assolutamente di non modificare una virgola del loro stato. Questo, per questo, queste cose che poi sono successe in questo pontificato, no? Che poi fu il cardinale Aziz con Enzo Bianchi, scusate, che mise Romani a questa specie di riforma che Bergoglio aveva cominciato. Brazzo de Aviz, il cardinale. Brazzo de Aviz, capirai. E quindi questo ci ha fatto capire che effettivamente il Concilio non ha mai chiesto una cosa di questo genere, ma quello che non si vuole capire sono che certe aperture hanno permesso tutto quello che noi stiamo vivendo oggi. Ecco, e chiudo, scusi l'interruzione. Ma è molto bello, prendetelo quel libro di Claustrofobia. Il caso dello stravolgimento della vita claustrale, che poi è arrivato fino a esiti incredibili, come appunto i più recenti documenti della congregazione che si occupa della vita dei religiosi, è tipico dell'uso ideologico che è stato fatto del concilio. Sono state fatte vere e proprie forzature. Quando dico uso ideologico parlo di forzature interpretative. Però è anche vero, e me ne convinco sempre di più, che il Concilio ha offerto il destro per queste forzature e per queste interpretazioni, chiamiamole estremistiche. Lo ha fatto attraverso una sua certa ambiguità di fondo che si registra in numerosi documenti, nei quali da un lato si può trovare la conferma della retta dottrina, ma dall'altro si aprono anche questi spiragli che permettono, appunto, e poi fu proprio Paolo VI a parlare di fumo di Satana che penetrò nella Chiesa, che permettono all'errore e al peccato di entrare, ma non dico nulla di nuovo, molti studiosi del Concilio sono arrivati a queste stesse conclusioni. Ritengo che sia il caso di parlarne appunto liberamente, con grande rispetto reciproco, senza pensare perciò stesso che si diventi nemici di qualcuno o di qualcosa. No, lo facciamo tutti per amore della Chiesa, ma credo che dopo tanti anni sia finalmente arrivato il momento di discuterne apertamente, senza barriere e pregiudiziali ideologiche, ed è quello che cerchiamo di fare in questo libro, nel nostro piccolo. Bene. Grazie dottor Valli per averci spiegato insomma le ragioni di questo libro, anche della sua ricerca personale, perché io non lo nego, io sono stata una convinta sostenitrice dell'ermeneutica della riforma della continuità, però man mano che andavo avanti mi accorgevo che si stavano curando i sintomi ma non la causa. Beh, a me ha colpito, mi perdoni, ma glielo devo, non ci siamo preparati, e lei ne è testimone, no? E un altro bel libro, che è il famoso 266, no? Sì, eccolo il Papa, il numero naturalmente del Papa, 266, dove lei un po' si è confessato pure, cioè tutti i passaggi, no? E ha fatto la sua confessione molto sofferta, addirittura ha citato Bonhoeffer, insomma, no? Perché cosa conta veramente? Ed è bello quel temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio, e questo le ha fatto capire che doveva rischiare, no? O sbaglio, dottor Valli?
Ecco. No, no, è proprio così, certo. E a me ha colpito molto perché è una raccolta molto interessante che fa riflettere. E questo è un altro testo che noi consigliamo. Perché, vedete, quando noi diciamo di andare alla radice del problema, non è che però bisogna fermarsi lì, i soliti quattro nomi, il concilio, il concilio. Cioè, c'è tutta una storia dietro che noi ci portiamo dietro. Per esempio, io insomma ho la mia età, sono del 63, non mi posso dire preconciliare, perché io sono nata e cresciuta, mi sono formata. E quando ero al collegio, perché io sono cresciuta lì, io le ho vissuto quei cambiamenti. E dicevano, c'è stato un concilio. Il concilio, questo, io mi ricordo da una domenica all'altra, si passò dalla messa antica alla messa moderna. Ci tolsero il velo bianco che portavamo noi bambine. Il concilio, tutto in nome del concilio. Allora noi siamo cresciuti con questa storia. Poi alla fine, un bel giorno che è successo? Che arrivano i capelli bianchi e uno dice: ma che ha detto sto concilio veramente? No? E ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Insomma, è vero che non siamo sti grandi capoccioni laureati, eccetera. Siamo quella piccola gente, vox populi, si diceva una volta, che ha intuito che c'è qualcosa che non va, perché insomma, per una pandemia lasciamo perdere i problemi politici e tutto quello che ci ruota attorno, ma imporre la comunione alla mano è ridicolo. Ma tutta una serie di cose hanno trovato, anche qui hanno approfittato della pandemia per obbligare, perché adesso è imposta la comunione alla mano. E adesso il Padre nostro, siamo arrivati a cambiare. Sembra che sia stato il momento migliore per cambiare il Padre nostro, la pandemia. Allora la gente non è stupida, le domande la gente se le fa. Non si riesce a capire, a dare tante spiegazioni, però i problemi ci sono, insomma. Ecco, fingere di non vederli non è più utile. No, non è più utile, non fa bene soprattutto alla nostra anima, che è quello che ci interessa di più in vista della salvezza. E, mi sembra che voi siate particolarmente devote di Don Divo Barsotti, e, so che avete preparato anche alcune frasi molto significative di Don Divo a proposito del concilio. Ecco, Don Divo fu una di quelle persone che capirono fin dall'inizio quali potessero essere i problemi. L'individuò molto bene, fra l'altro oggi ricorre la data della sua morte, quindi lo ricordiamo con particolare Guardi, affetto. io mi mangerei le mani, sto in Toscana e non sono mai andata a conoscerlo. È vero che era già molto anziano, già in sedia a rotelle, ma mi mangerei le mani, guardi. 15 febbraio è una data a cui sono molto legato per la morte di Don Divo, ma anche era l'anniversario della nascita del cardinale Carlo Maria Martini. Martini, che mi ha onorato della sua amicizia per tanti anni ai tempi di Milano, con il quale ho avuto una lunga frequentazione, e abbiamo parlato spesso del concilio. E lui, pur non essendo stato padre conciliare, visse in pieno quella stagione, lui era nato nel 27. E ricordo che ne parlava ancora con grande partecipazione, con grande fervore, e devo dire che io ho sempre ammirato, ecco, la passione di queste persone che vissero il concilio. Quindi, se ora sono arrivato al punto di muovere alcune osservazioni critiche, di pormi delle domande, non c'è nulla di pregiudiziale in me, nulla di ideologico, anzi, grande rispetto per quelle persone. Ho conosciuto Dossetti, ho potuto intervistarlo, era già molto anziano e malato, ma l'ho potuto intervistare, e ricordo anche la sua passione nella difesa del concilio. Ho parlato del concilio con diversi cardinali, soprattutto per uno speciale che feci per il TG1. Ricordo anche la grande passione, l'interesse, la partecipazione del cardinale Tettamanzi, arcivescovo di Milano, che mi raccontò come lui lo visse da giovane. Ma tutte persone
che lo vissero con grande sincerità, con grande partecipazione, con grande amore per la Chiesa. Quindi figuriamoci se ora ci possiamo mettere a fare processi e a giudicare così in modo sommario, no? Contro le persone poi, questo assolutamente no, ma solo un cieco non può vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti oggi, questo degrado a tutti i livelli, a partire appunto dal livello liturgico, che è quello che ci tocca più da vicino, ma per non parlare della dottrina, per non parlare delle ambiguità, per non parlare che ormai è ridotta a fare da cappellania delle Nazioni Unite e che è tutta impegno sociale, non ci aiuta a guardare in alto, a guardare al cielo, non ci parla più dei novizi, non ci parla più di inferno, morte, paradiso e giudizio. Hanno raggiunto delle situazioni veramente incredibili. Oggi nel mio blog mi sono permesso di citare questo discorso del Papa sui legumi. Ha deciso di mandare un messaggio alla FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, esaltando i legumi che mi piacciono molto, evidentemente, ma che voglio dire, se siamo arrivati a questo punto, c'è qualcosa che davvero non va. E che cosa c'entra il Concilio? Direttamente nulla, ma le radici di questa depravazione, di questo decadimento, erano lì, ecco l'articolo di oggi, il Papa e l'elogio dei legumi. Sembra una cosa da ridere, ma è avvenuto. È così, il Papa, sua santità, ha dedicato un intervento alla questione appunto di quanto è importante. Io mi rendo conto che lui si rivolge anche a paesi in via di sviluppo dove l'alimentazione non è garantita come da noi, eccetera, eccetera, ma insomma, est modus in rebus. Se siamo giunti a questo punto è perché la Chiesa veramente altro che cambio di paradigma, qui una sbandata di quelle belle grosse. E allora dicevo, che cosa c'entra il Concilio? Direttamente nulla, ma le radici dello sbandamento erano già tutte lì, anzi erano precedenti al Concilio stesso. E non interrogarsi su questo non è possibile, ed è quello che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, appunto. Ecco, infatti, dottor Valli, a proposito, lei giustamente ha citato il discorso inaugurale del Vaticano II di Papa Giovanni XXIII, che effettivamente più che un ordine del giorno potrebbe essere uno spirito, cioè un'indicazione, ecco, molto particolare, perché è facile dare tutta la colpa allo spirito del Concilio, però. Voglio dire, lettere e spirito non è che sono molto lontani, sono due facce della stessa medaglia. Ecco, infatti Don Divo Bassotti, che non poteva essere, lui è insospettabile, non poteva certamente essere accusato di turpe tradizionalismo o di becero conservatorismo, assolutamente. Era un uomo fedele, sì, alla Chiesa, alla tradizione, questo sì, ma non certamente ideologico. Lui lesse tutti i 16 documenti del Concilio e disse delle cose molto, molto interessanti. Andiamo a vederle, poi vorremmo chiedere, ecco, la sua opinione, se condividi o se pure ci possono essere delle sfumature, per carità, assolutamente. Ecco. Questo dice Don Divo Bassotti. Spero si veda bene, è così. Sono perplesso nei riguardi del Concilio medesimo. La pletora dei documenti, la loro lunghezza, spesso il loro linguaggio, mi fanno paura. E poi continuava sempre su questi documenti. Non sono stati impediti gli equivoci. L'ambiguità e soprattutto non è stata impedita la presunzione, non l'ambizione e il risentimento, non la superficialità e la volontà di un rinnovamento che voleva essere uno scardinamento, uno sradicamento della tradizione dogmatica, una diminuzione della tradizione spirituale. Ecco, qui Don Divo Bassotti sta parlando dei documenti del Vaticano II, non dello spirito del Concilio, quindi qualcosa c'è che non va anche in quei documenti. Lei cosa ne pensa, ecco, dottor Valli? Ma io penso che Don Divo, da uomo innamorato della Chiesa, si accorse subito dei problemi che erano in campo. Ma anche questa verbosità,
della Chiesa, che poi abbiamo visto a quali eccessi ha portato negli anni successivi, nasce proprio con il Concilio. Questo produrre documenti su documenti che molto spesso poi non hanno alcuna incidenza nella vita dei cattolici comuni, ma che vengono usati anche quelli ideologicamente per indirizzare la vita della Chiesa in un certo modo. Il linguaggio stesso della Chiesa. Con il Concilio nasce una sorta di ecclesialese di cui poi la Chiesa negli anni successivi, nei decenni successivi, si sarebbe compiaciuta, un linguaggio quasi per iniziati. La lunghezza di questi documenti, che non contribuisce alla chiarezza, è una forma di misericordia, quella di ribadire la retta dottrina in modo molto chiaro, alla portata di tutti, in modo sintetico per andare al dunque. La lunghezza molto spesso invece si sposa con l'ambiguità e con gli equivoci, e questo l'abbiamo visto, e l'abbiamo visto poi sfociare, per esempio, penso ad Amoris Laetitia, che a proposito di ambiguità e di equivoci, è un po', purtroppo, ahimè, devo dire, a tutto il pontificato di Papa Bergoglio. Io dico spesso che dobbiamo essere grati paradossalmente a Papa Bergoglio perché ha portato alla superficie problemi, questioni che bollivano in pentola già da molto tempo e che con lui sono veramente arrivati finalmente alla superficie in modo che tutti li potessero vedere. Don Divo parlava anche di scardinamento. Dal rinnovamento, vedete, allo scardinamento il passo è molto breve. Se noi prendiamo anche le migliori intenzioni di rinnovamento, ma le interpretiamo in modo ideologico e sappiamo quali spinte ideologiche ci furono all'interno del Concilio, lo scardinamento, esce molto facile, non soltanto a livello liturgico, ma anche a livello teologico. I paladini del Concilio si rifugiano sempre in corner con l'affermazione: ma noi abbiamo voluto un concilio pastorale, non dogmatico, nessun anatema, eccetera, eccetera. Ma vogliamo parlare anche della questione pastorale, allora, cioè, questa Chiesa che si riempie la bocca di pastoralità, ma poi alla fine non indica più la strada per la salvezza. Diventa una chiesa assistente sociale, una chiesa compagna di strada, misericordiosa finché vuoi, ma che appunto non si preoccupa più di tutto ciò di cui solo lei può preoccuparsi, perché solo lei ha l'autorità e ha le parole per poterlo fare alla luce del Vangelo di Gesù. E tutto questo l'abbiamo visto, per non andare troppo lontani dalla nostra esperienza, l'abbiamo visto proprio nella crisi del Covid, della pandemia, nel momento in cui era quanto mai necessario che qualcuno ci aiutasse ad alzare gli occhi verso il cielo, verso una dimensione diversa da quella unicamente terrena, che tornasse a parlarci del significato della morte. E che ci aiutasse a trovare un altro orizzonte al di là di quello strettamente razionalistico e scientista, che ci facesse un discorso sulla necessità di affrontare il dolore, la sofferenza, il limite, la morte. Questa Chiesa si è dimostrata del tutto afona, non ha avuto le parole per dire tutto ciò. Ed è diventata sostanzialmente una chiesa di Stato che si è piegata ai diktat dell'autorità civile. Non soltanto si è piegata, ma in molti casi addirittura ha anticipato questi diktat e ha rinunciato apertamente alla sua missione, sotto il vessillo del cosiddetto senso di responsabilità. E allora vedete che ancora una volta tutto si tiene, questioni che sembrano molto lontane dagli anni del Concilio, che sono ormai un bel po' di anni, in realtà trovano lì l'origine, e l'ambiguità che vedeva Don Divo Barsotti è sotto i nostri occhi e ha portato a questi risultati. I documenti, tanti documenti del Concilio, contengono aspetti, come dire, assolutamente condivisibili, stimolanti, interessanti. Ma accanto a queste ci sono altri che aprono la strada all'ambiguità, all'errore, al pervertimento. E il Concilio nel Ecco, Concilio infatti, non dimentichiamo che ci furono all'opera al tempo persone che vollero
subito strumentalizzare il concilio. Ecco, infatti, siccome Padre Giorgio ci dice si deve tornare a una giusta ermeneutica del Concilio Vaticano II, come diceva magistralmente Benedetto XVI. Ora qui, siccome siamo fra laici, non ci sono espertissimi, no? Mi pare, possiamo dirci qualche cosa in più, io penso, in tutta libertà. Allora, noi siamo di quelli che hanno creduto all'ermeneutica della continuità, ma caro Padre Giorgio, noi ci siamo ricreduti, questa continuità non c'è stata. Tutto quello che noi stiamo vivendo oggi non è colpa di Bergoglio, cioè stiamo pure attenti a non fare adesso, cioè quelli che ci sono, quelli che fanno del concilio il capro espiatorio, ed è sbagliato, così però come ci sono quelli che fanno oggi di Bergoglio il capro espiatorio, per cui tutto va male. Eh no, ci sono delle origini. Per esempio, quando si parla di questo spirito del concilio, ma per carità, Giovanni Paolo II e Benedetto lo hanno sempre condannato, no? Cioè lo hanno denunciato e condannato, ma c'è un grande ma. Non hanno fatto nulla per togliere l'errore. E questo è il problema. Cioè, alla fine, quello che ha permesso il linguaggio, il concetto a cui ha voluto approdare Giovanni XXIII con le sue parole, no? Il rigorismo, la misericordia, come se prima la Chiesa fosse una matrigna cattiva, no? Questo si sentiva in quegli anni lì. Non so se lei lo sa, padre Thomas Tien, il domenicano, no? Racconta quando era sul treno, stava andando a Roma, e lui pure era uno di quelli entusiasti del concilio, concilio, concilio. Quando però ha cominciato a sentire i suoi confratelli che parlavano di cose un po' strane e di aperture strane, lui lì ha avuto come un flash, una folgorazione, dice: ma che state dicendo? Ma no, no, il concilio non può fare questo. E invece quello che poi una dietro l'altra è successa. Quindi questa ermeneutica della continuità, io ho paura che ha fallito. Ha fallito, sono nessuno per dirlo, però secondo me ha fallito. Perché se non si va all'origine del problema, Bergoglio non cade dal pero. Ecco. A proposito dell'origine del problema, il dottor Valli ha parlato di un peccato originale. Ecco, rispondo, intanto rispondo a Stefano che dice: Don Bassotti rimase turbato sul concilio, ma non mise mai in discussione la decimalità. Assolutamente sì, nemmeno noi, assolutamente. È il legittimo 21° concilio della Chiesa Cattolica. Però, non avendo definito una dottrina, non avendo voluto essi stessi padri conciliari definire una dottrina, perché alla fine i documenti del Vaticano II, c'è un testo del, se non ricordo male, proprio di questo libro del dottor Vicano, di uno degli autori, non mi ricordo quale, che lo dice, che sono documenti programmatici per un nuovo inizio. Ora, forse il dottor Valli si ricorda qual è il testo, insomma, nel suo libro. Forse le parole non sono esatte, però sono documenti pastorali nel senso che sono programmatici per un nuovo inizio, per ricominciare da capo. Tant'è vero che Don Bassotti, a proposito di peccato originale, usiamo questa espressione usata dal dottor Valli, disse una cosa molto importante. Ecco, con questo chiudo le citazioni di Don Divo. Allora, eccola qui, scusate un attimo, ecco qua. I padri conciliari non hanno voluto condannare l'errore e hanno preteso di rinnovare la Chiesa quasi che il loro concilio potesse essere il nuovo fondamento di tutto. E questo si ricollega alle parole che ha detto Papa Francesco l'altro giorno, cioè al contrario naturalmente, no? Sì. Ma qui già Don Bassotti fa capire già che questo problema c'era. Bergoglio sta mettendo la parola fine, in poche parole, sta dicendo o fate così o fate pomì. E noi ci ritroveremo tutti ai bordi. Ecco, ma questo, infatti, questo voler ricominciare dall'inizio, per ricominciare dall'inizio per fare una chiesa che fosse accettata dal mondo,
come che non fosse più nemica, non, ecco, che non ieri l'avvocato Formicola ha detto una cosa, riprendendo la frase del dottor Valli, almeno che non dispiacesse il mondo, che non dasse fastidio, quasi un cattolicesimo dell'accompagnamento, insomma, della consolazione, come diceva prima il dottor Valli. Sì, sì, lì nasce tutto, è indubbio che al di là, lo ripeto, delle intenzioni probabilmente della stragrande maggioranza dei padri conciliari, e appunto non stiamo facendo processi, ma la ferita era lì, il vulnus era lì, quando appunto, ripeto, Roncalli oppone il rigore alla misericordia. Eccolo il vulnus, la forma di misericordia più vera, più autentica, è il rigore dal punto di vista della dottrina, della fede, se abbiamo a cuore la salvezza dell'anima. Tutto si riduce a questo, cioè, se invece li mettiamo in competizione facciamo un discorso soltanto umano, soltanto terreno, perdiamo di vista la dimensione trascendente. Insomma, mi è spiaciuto molto, davvero molto, che di recente Papa Francesco abbia voluto dogmatizzare a sua volta il Concilio con parole che feriscono, perché quando lui dice la tradizione è una realtà viva e solo una visione parziale può pensare al deposito della fede come qualcosa di statico, la parola di Dio non può essere conservata in naftalina come se si trattasse di una vecchia coperta da proteggere contro i parassiti, mette in cattiva luce tutti coloro che, come noi nel nostro piccolo, invece ci poniamo alcune domande che non possiamo non porci, ma non perché vogliamo mettere nulla in naftalina, ma perché ci rendiamo conto che la dottrina non può essere adeguata, piegata alle esigenze del mondo, al linguaggio del mondo. Noi lo sappiamo, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Il nostro regno non è di questo mondo. La pace stessa, la pace di cui il Concilio si è tanto occupato, la pace stessa portata da Gesù, non è la pace come intesa dal mondo. E voglio dire, confondere i piani, introdurre queste riflessioni come quelle di Papa Francesco, non giova al bene dell'anima, non sono contributi utili alla santità e alla salvezza delle anime. Quando lui dice la parola di Dio è una realtà dinamica, questa è un'espressione altamente problematica, ecco di nuovo l'ambiguità. La parola di Dio sicuramente è sempre viva, è sempre acqua fresca, è sempre acqua di fonte, ma dinamica, con l'espressione dinamica si cade nello storicismo, diciamolo francamente. Allora facciamo della Chiesa soltanto una realtà storica che quindi come tale si piega alle esigenze della storia. E dice ancora il Papa, una realtà che progredisce e cresce perché è tesa verso un compimento che gli uomini non possono fermare. Vedete che queste sono tutte espressioni molto molto ambigue. E Francesco nel corso del suo pontificato questi concetti li ha introdotti spesso, confondendo molti e non aiutandoli a confermarli nella fede. La radice di tutto ciò è difficile individuarla, ma sicuramente là dove il Concilio parla di rinnovamento io vedo una radice di queste ambiguità attuali. Sarebbero ancora tante le citazioni di Francesco a questo proposito. Lui ha detto proprio in questi giorni di recente: o tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o lo interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Soprattutto a proposito di un Concilio appunto che non ha voluto arrivare a, che si è detto esclusivamente pastorale, che non ha voluto arrivare a formulazioni dogmatiche e che non ha lanciato anatemi di nessun genere e che si è compiaciuto di essere tale.
Davvero noi possiamo mettere un fedele cattolico di fronte a questo out-out? Io mi sento in difficoltà di fronte a queste parole e sarebbe come chiedere al cattolico, al battezzato, di non fare uso della propria ragione, che è un dono di Dio, per cadere in una forma di fideismo rispetto a un avvenimento storico importante, ma pur sempre storico, della Chiesa. Insomma, le questioni sono veramente delicate. Ma Giustamente. sai che pensavo? Effettivamente c'è anche un paradosso, no? C'è un paradosso, perché questo concilio che voleva essere misericordioso, aperto e tutto e così via, in verità lo è stato di più il concilio di Trento. Il concilio di Trento che ci ha messo, anzi, non è, si ricordava proprio ieri, no? Che non c'era neppure arrivato, dopo 200 anni ancora doveva essere applicato, no? Quindi ma i padri sono stati molto più misericordiosi nella verità, naturalmente, perché si è dati a tutti la possibilità, furono invitati persino i luterani, no? Lutero poi morì, va bene, d'accordo, però fu invitato al concilio. Quindi è pure un paradosso, perché tutte queste aperture in verità sono un boomerang per il vero cattolico. Cioè, il nemico adesso vuoi vedere che siamo noi? I nuovi nemici oggi della Chiesa siamo noi. Quelli che amando la Chiesa cercano di capire qualche cosa e di vedere come avanzare. Perché se tu mi vieni a dire, io faccio la catechista da 33 anni, ora non mi venissero a dire che il catechismo non è cambiato, perché le cose che io dicevo 25 anni fa non le posso più dire oggi. Lo dobbiamo fare di nascosto. Perché nelle parrocchie non solo non si fa più. Tant'è vero, ecco, a proposito, ecco, guardi, dottor Valli, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Stefano che dice: i tempi sono cambiati, Gesù stesso andava controcorrente sotto certi aspetti, non fu capito 2000 anni fa e fu criticato, processato dalle stesse classi aristocratiche e sacerdotali dei tempi. Stefano, ti dico solo che Gesù andava controcorrente alla mentalità del mondo. E qui purtroppo invece la Chiesa si sta adeguando al mondo. Forse dovresti capire, caro Stefano, un po'. Che non è una questione di aristocrazia, poi, o di borghesia. Ecco. Non mi pare che, insomma, Gesù si è per questo cacciato anche i mercanti dal Tempio, no? Beh, non lo so. Adesso invece Comunque sono non ben è come accetti. dici tu, non è quello il senso, perché Gesù il compimento era lui, ce l'aveva con i farisei che non l'avevano capito o fingevano di non capire. Quindi è un altro discorso. Ecco, a proposito, ecco, dottor Valli, la scuola Ecclesia Mater, riguardo lei che ha citato Papa Francesco, la frase recente che o tu accetti il concilio, eccetera, eccetera, stai fuori dalla Chiesa, fa notare che però ha fatto un esempio prendendo come riferimento i vetero cattolici che non accettarono il concilio Vaticano I e poi ordinarono donne. È Ecco, le vero, fa. questo l'abbiamo fatto anche noi in un articolo, l'abbiamo Sì. fatto notare, forse siamo stati gli unici a farlo notare. È vero. Questo è vero, però permettetemi, non so se il dottor Valli è d'accordo, una cosa, che quei vetero cattolici si staccarono dalla Chiesa, noi non ci stiamo staccando dalla Chiesa e accettiamo questo concilio, stiamo dicendo un'altra cosa, c'è qualcosa che non va, stiamo dicendo un'altra cosa. Poi se Sì, è vuole chiaro. rispondere, ecco il Prego, dottore. se vuole È rispondere a chiaro queste che due osservazioni, prego. circa il primo intervento, non so come si possa parlare di aristocrazia o introdurre elementi così di sociologici quando noi qui ci stiamo interrogando sul deposito della fede e sulla salvezza dell'anima, che sono le questioni che contano. Tutto il resto è collaterale e fuorviante. E circa i vetero cattolici è chiaro che Bergoglio ha fatto un esempio pro domo sua, ma io penso invece a tante persone che si interrogano lecitamente e tranquillamente, senza cadere nell'arroganza, sul concilio e lo fanno soltanto proprio per amore della Chiesa. Il professor José Antonio Ureta, in un bel intervento su Duc in Altum, a proposito del concilio, un testo intitolato Dalla carota
al bastone, che lui dice: siamo passati dalla carota dell'ermeneutica della continuità di Benedetto XVI al bastone appunto di Papa Bergoglio, che con queste sue recenti dichiarazioni ha di fatto, dice Ureta, introdotto una doppia dogmatizzazione sia del concilio in sé, ma anche della sua interpretazione, perché dice che nel momento stesso in cui dici se tu non sei d'accordo, sei fuori dalla Chiesa, questa è una scomunica. E quindi dice non c'è altro modo di interpretare il concilio, occorre soltanto accettarlo a scatola chiusa, essere d'accordo. Quindi anni e anni di dibattito sul concilio vengono chiusi così. E rifletto io da parte di un papa che è conosciuto come il papa della misericordia. E in realtà lui sigilla il concilio, l'interpretazione stessa del concilio in questo modo perentorio, con poche parole, parole fra l'altro formulate in modo così a braccio, a margine di un'udienza, dimostrando anche, come dire, poco rispetto per i fratelli nella fede, con questo modo di formularla. Ma voglio dire, ci sarebbero molte le citazioni da fare di Ureta, quello che noi chiamiamo con espressione pomposa ermeneutica della continuità, io mi sono permesso di tradurla in termini di persone normali come quadratura del cerchio. Per anni abbiamo cercato faticosamente di fare questa quadratura del cerchio. Il concilio, buono, sì, però l'interpretazione sbagliata ideologica. Ed è vero che le cose sono andate così. Ma non sarebbe stato possibile farle andare in una certa direzione se nel concilio stesso non ci fossero stati i germi, della devianza. E torno a ripetere che questi germi, ahimè, si ritrovano fin dal primissimi vagiti del concilio, cioè fin dal discorso molto bello per altri aspetti di Papa Roncalli, Gaudet Mater Ecclesiae. Io penso che se fossi stato una persona pe pensante a quell'epoca e non un bimbetto di pochi anni, io stesso mi sarei entusiasmato di fronte a un papa che introduce il concilio con questa bella espressione: la Chiesa, la Santa Madre Chiesa gioisce. Ecco, finalmente mi diceva il Cardinale Martini: oh, che bello, l'aria fresca che entra nelle nostre chiese, nelle nostre cattedrali, nelle nostre sacrestie, rimaste per troppo tempo chiuse al mondo. Questa chiesa chiusa in cui si sentiva, diceva Martini, odore di muffa durante una chiacchierata con lui. E sì, l'aria fresca va bene, ma insieme all'aria, io mi permetto di dire umilmente, da semplice cattolico, è entrato il mondo. È entrato il pensiero del mondo, sono entrate le categorie interpretative del mondo e di qui il relativismo, che poi abbiamo visto sfociare alla grande nell'insegnamento, ahimè, di Papa Bergoglio, soprattutto a partire da Moris Letizia. E voglio dire, sostenere queste cose fa di noi persone che stanno fuori dalla Chiesa? Io non lo credo sinceramente, ma non lo credono tantissime altre persone molto più autorevoli di me, che sinceramente si interrogano. Credo che queste siano questioni serie sulle quali riflettere. Noi, lo ripeto, non siamo nel mondo, mi rifaccio alla lettera di Ogneto, ma non siamo del mondo. Purtroppo il Concilio ha piegato la Chiesa a troppe esigenze del mondo. E questo è quello che io mi sono permesso di chiamare peccato originale. Nel nostro libro, affrontiamo queste questioni con un dibattito a più voci, molto rispettoso. Ecco, io sono contento di questo, che sia stato rispettoso, che nessuno abbia urlato, che non ci siano stati toni forti e di discredito nei confronti di chi la pensa diversamente. All'interno di una comunità di fratelli nella fede è del tutto lecito, io ritengo, che ci si confronti su questioni così decisive, perché poi in ballo appunto c'è la fede e ci sono le nostre anime, c'è il destino eterno delle nostre anime. Ma vedete,
La Chiesa attuale non ci parla più del destino eterno dell'anima, ci parla di tutto, ci parla dei fagioli, ci parla dei piselli. La Chiesa tedesca ha fatto un'iniziativa sulle patate, benissimo, ottime le patate, ma siamo arrivati a questi punti, capite? Le chiese protestanti, le chiese riformate, queste derive le hanno già vissute. Noi abbiamo di fronte il loro esempio. E le chiese dei nostri fratelli separati sono arrivate alla totale irrilevanza, totale irrilevanza, assorbite dal mondo, a forza di piegarsi alle esigenze del mondo e di diventare come il mondo, si sono liquefatte. Vogliamo diventare come le chiese protestanti. Io, guardate, quando ho affrontato il Concilio Vaticano II nei miei studi, quando facevo ancora il vaticanista per la RAI, soprattutto in vista di alcune trasmissioni che dovetti realizzare, andai a intervistare anche i fratelli protestanti e a loro stessi dissero con grande passione la stagione del Concilio. Fra l'altro ci furono anche osservatori appartenenti alle altre chiese, ma quello che mi dissero è che ammiravano il tentativo della Chiesa cattolica di rinnovarsi nel modo di trasmettere il messaggio, così da giungere alle persone, agli uomini e alle donne del nostro tempo, ma conservando il deposito della fede, perché loro stessi, questi evangelici con i quali mi confrontavo, avvertivano il problema delle loro chiese che rischiavano di piegarsi eccessivamente alle logiche del mondo. Quindi vedete che non sono questioni campate per aria che vengono tirate in ballo soltanto da chi preso da preoccupazioni di tipo ultra-tradizionalista. No, non è così, sono questioni reali. Perché? Perché la Chiesa può perdersi. Noi non la, come dire, non la, non è istituzione umana, è di istituzione divina, è di Gesù la Chiesa. E solo lui e solo Dio sa quali sono i percorsi, ma quando la Chiesa inizia a liquefarsi e a diventare come il mondo, a ricevere l'applauso del mondo, se tu veramente, Gesù ha detto guai a voi se tutti parleranno bene di voi. Allora, se tu veramente hai a cuore la tua Chiesa, che è la tua casa, è ciò che sostiene la tua fede in vista della salvezza dell'anima, porti le questioni, non fa di te un nemico da anatemizzare, qualcuno da combattere. Cioè, se tu osi contestare, sei fuori. No, sei proprio colui che ama di più la tua Santa Madre Chiesa. Allora, io credo che dire queste cose sommessamente, rispettosamente, tocchi a tutti noi battezzati, ecco. Ecco, ha detto giustamente Isabella Rossignoli, per curare un diabetico non si dà lo zucchero. Questo fa il pari, no? Con la famosa frase, il medico pietoso fa imputridire la piaga. Ma il problema è che questo pontificato, ecco, evitiamo, io evito sempre di chiudere la questione alla singola persona. Perché, ripeto, questo pontificato non cade dal pero, quindi bisogna parlare proprio del pontificato. Infatti ci sono molti vescovi che sono d'accordo quindi con questo pontificato, ma questo pontificato che appare tanto misericordioso, in verità sta rischiando di fare imputridire molte parti della Chiesa. L'abbiamo accennato prima con la questione dei monasteri, sono distrutti. Adesso c'è una fase di stallo, che si spera che la Vergine Maria tenga sotto la sua protezione e si tenga tutto fermo, perché se qui si va avanti, ci siamo giocati in monasteri, eh? E non è che io la faccio drammatica, è così. Quindi c'è stato poi un altro che ha scritto, chiedeva, ma siamo vittime, Mark mi pare che lo chiedeva, che è un giovane, caro Mark.
Sì, vittime fino a un certo punto, l'unica vittima è Gesù Cristo, ma abbiamo tutti noi abbiamo il libero arbitrio. Siccome è vero che noi ci stiamo svegliando un po', e allora bisogna avere il coraggio, ma con l'educazione, la carità nella verità, e la verità nella carità. Cioè, non è che dobbiamo essere aggressivi per difendere la verità, di questo non ha bisogno Gesù, non ha bisogno dell'aggressività. Quindi bisogna fare le cose con calma, ragionandoci e riconoscendo comunque la legittimità e del concilio. Io faccio sempre l'esempio della pistola, no? Prendete una pistola e datela in mano a un poliziotto saggio, prendete un'arma e la date in mano a un delinquente. Che succede? Capite? Ora, il problema sul banco degli imputati non ci finisce la pistola che ha sparato, ma colui che ha premuto il grilletto. Quindi il concilio è uno strumento, non possiamo accanirci contro il concilio, ma bisogna vedere dentro che cosa è accaduto, e non è cominciato lì, ragazzi, perché già San Pio X con la Pascendi ci dice qualcosa. Ecco, però ecco, dottor Vaglia, a proposito, abbiamo parlato del passato, del presente, parliamo anche del futuro, perché Luisa le chiede, ma non crede, dottor Vaglia, che la finalità di tutto questo potrebbe proprio essere la distruzione della Chiesa come la conosciamo? Allora, scusi un attimo, dottor Vaglia, ecco, Luisa, il dottor Vaglia ha scritto anche un altro libro molto interessante a proposito della Chiesa del futuro, ecco, che si chiama, è un romanzo, L'ultima battaglia, ecco. Ecco, quindi ecco, diciamo che qualcosa, qualche previsione il dottor Valli l'ha fatta, ecco, quindi dove c'è questo, chiamiamolo progetto diabolico, perché la nostra battaglia non è contro gli uomini, ma contro lo spirito delle tenebre, non di togliere la Chiesa, ma di farne un'altra, di cambiarla, magari facendoci credere che sia sempre la stessa Chiesa. Ecco, allora, questo romanzo... il punto è questo, anche perché siamo in fase di chiusura, non vorrei togliere l'ultima parola al dottor Valli. Allora, il punto è questo, a chi ha paura dei cambiamenti non bisogna spaventarsi, perché la Chiesa è sempre cambiata, cioè voi pensate dal primo concilio, chiamiamolo così, quello di Gerusalemme, che è descritto in Atti 15, con il concilio di Nicea, che sono passati diversi secoli, noi non troveremo gli stessi modi di fare quello e quell'altro, e così via. Già era diverso quello da Nicea da quello di Trento. Il problema non sono i cambiamenti, perché i cambiamenti ci sono stati, possiamo parlare della cattività avignonese che ha portato il papato a certe esteriorità. Perché? Perché si andava insieme anche alle mode del momento, o comunque la questione del Rinascimento influenzava anche l'andamento del protocollo papale. Succedeva, non è quello il punto. Non dobbiamo avere paura se la Chiesa ha aperto in certi modi questo e quest'altro. Il problema è il contenuto dottrinale. Perché siamo arrivati a questo punto? Che cosa si voleva davvero fare e che cosa si è raggiunto? Perché se tanto mi dà tanto, il problema incomincia ad essere serio, perché un altro Papa dovrà fare un concilio per dire basta, rimettiamo la dottrina al centro, perché quello che è stato tolto Gesù Cristo dal centro. Guardate che i primi a togliere i crocifissi dall'altare, dai muri, siamo stati noi cattolici e dalle chiese. Don Lorenzo Mirani, un prete, Don Lorenzo Mirani. Pure quello, il concilio non l'ha detto, però è stato fatto, qualcuno ha dato il via. Questa sera sono stati citati i monasteri, ma si potrebbe pensare anche ai seminari. La situazione dei seminari, io ho cercato di affrontarla nel blog attraverso testimonianze proprio di giovani preti, di seminaristi e di giovani preti, anche meno giovani. Poi a un certo punto, per una serie di difficoltà, la serie si è dovuta interrompere, ma le testimonianze che stavano venendo fuori erano incredibili. In questi seminari dove non si fa più filosofia cristiana, dove si insegna di tutto, la sociologia più strampalata, tranne le basi della nostra stessa fede, cioè la fotografia che viene fuori dai seminari. Poi ci stupiamo di alcuni preti con i quali veniamo in contatto, che appunto non ci parlano più del destino eterno dell'anima, non ci aiutano a santificare la nostra vita, ma sono tutti peace and love, sono tutti attività sociale e accoglienza.
I problemi sono enormi, quindi non possiamo assolutamente pensare di anche soltanto di riassumerli in questo nostro incontro, del quale vi ringrazio ancora una volta, ma io vorrei soltanto citare, bruttissimo, non si fa, non si dovrebbe fare, ma anche perché siamo un po' in là con l'orario, io arrivo da un pomeriggio intero di attività di nonno e incomincio ad avvertire una certa stanchezza. Cito un breve brano della mia introduzione, dove scrivo che a mezzo secolo dalla fine del Concilio bisognerebbe finalmente scavare più a fondo nella sostanza delle questioni poste dall'arcivescovo Lefebvre, ma anche da molti altri osservatori ed esponenti della Chiesa, fino alle recenti prese di posizione, come quelle di Monsignor Viganò e Monsignor Schneider. Vedete, per troppi anni siamo andati avanti a forza di contrapposizioni, come se si trattasse di partiti appunto opposti, ma non è così. Siamo tutti fratelli nella fede che si interrogano per il bene della nostra madre Chiesa. Vogliamo mettere fine a questa idea della contrapposizione pregiudiziale e interrogarci veramente sui fatti, sulle questioni in gioco? L'ermeneutica della continuità non regge alla prova dei fatti. Una frattura c'è stata, è indubitabile che ci sia stata. Per esempio, riguardo alla regalità sociale di Cristo e all'oggettiva falsità delle religioni non cristiane, il Concilio Vaticano II segna indiscutibilmente una frattura rispetto all'insegnamento dei papi precedenti e conduce agli esiti oggettivamente inaccettabili che abbiamo vissuto in questi nostri anni. Penso alla dichiarazione di Abu Dhabi firmata da Francesco con il grande imam di Al-Azhar. Allora, accusando i critici di essere rimasti legati a un passato da superare, implicitamente si afferma la necessità di superare l'insegnamento di tutti i papi fino a Pio XII. Ma Monsignor Schneider, giustamente nel suo contributo prezioso, osserva che una simile posizione teologica non è cattolica, è protestante e quindi è eretica, poiché la fede cattolica implica una tradizione ininterrotta, non ci può essere una frattura, implica una continuità ininterrotta, senza una percepibile rottura dottrinale e liturgica. Assieme alla dichiarazione di Abu Dhabi, anche Amoris Laetitia, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, sono documenti che dovrebbero spingere a considerare l'entità di questa frattura. Basti dire che nell'enciclica sulla fratellanza, la Fratelli Tutti, appunto, manca completamente un orizzonte chiaramente soprannaturale. E la proclamazione della verità, che è Cristo la fonte indispensabile della vera fraternità. A noi può piacere la fraternità intesa in termini esclusivamente umani, ma la fraternità di noi cristiani, di noi cattolici, è fraternità in Cristo. La distruzione della fede cattolica e della Santa Messa, non solo tollerata, ma spesso promossa dalle più alte autorità della Chiesa cattolica, non può lasciare noi battezzati inerti. Basta entrare in una delle nostre chiese, partecipare a una funzione, a una cerimonia, vedere come sono le nostre messe attuali. Quando io parlo di distruzione della fede cattolica e della messa, parlo di qualcosa che viviamo quotidianamente. Allora, com'è possibile non interrogarsi? E interrogandosi viene naturale una domanda: dove sono le radici di questa malattia, di questo cancro? Occorre dunque farlo, e qualcuno lo deve fare. E questa risposta deve essere tanto più esplicita e coerente quanto più contro di essa viene opposta una dogmatizzazione del Concilio. Ecco, io mi permetto di chiudere con queste osservazioni. No, grazie, dottor Valle. Sono davvero osservazioni molto, molto pertinenti. Grazie. Allora, come dicevamo, siamo in conclusione. Ecco, naturalmente, voglio ricordare ai nostri amici, commentatori, ascoltatori che abbiamo cominciato questi incontri sul Concilio da dicembre. Abbiamo avuto il professor Ureta, padre Serafino Lanzetta, il professor Roberto De Mattei,
il professor Loredo, abbiamo avuto anche Monsignor Nicola Bux che ci ha parlato proprio della liturgia, ecco. E oggi ringraziamo ancora il dottor Valli per aver partecipato. Naturalmente la discussione continua, perché come diceva il dottor Valli leggendo l'introduzione al suo libro, siamo mossi d'amore alla Chiesa. E ricordiamo appunto che noi non mettiamo in discussione il Concilio, ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto, e quindi andando anche indietro nel tempo, se volete, perché vi abbiamo citato appunto la Pascendi di San Pio X, qualcosa vi dovrebbe ricordare, abbiamo citato Pedro Arrupe e i gesuiti di quel periodo e qualcosa dovrebbe scattare per chi li ha studiati un po', e quindi anche il cardinale Martini appunto, che era gesuita. E allora, i problemi ci sono. Dire che qualche persona di questi, anche grandi esponenti, hanno commesso degli errori o credevano, perché guardate che, come diceva San Pio X, noi forse abbiamo troppo facile il termine eretico, sono tutti eretici, guardate che sbagliate, lo diciamo ai nostri ascoltatori, essere eretico è molto difficile, non è così facile. Addirittura San Pio X diceva che il modernista non è detto che sia eretico, molti lo sono in buona fede. Il problema è che è l'errore, è il modernismo che è la sintesi di tutte le eresie, no? Ma molti non lo sanno, perché è talmente subdolo che si infila. Se voi pensate di esserne fuori, ringraziate Dio, perché non è merito vostro, manco mio. È una grazia che il Signore ci sta facendo, ma ci deve essere un motivo. E qui mi rifaccio al libro 266, appunto, del dottor Valli, la chiusura bellissima, no? Che si chiedeva, ma che devo fare? Cosa, no? Adesso glielo sintetizzo così. Alla fine, Dio al centro, Dio prima di tutto, ma si deve fare con la carità nella verità. Ecco, io la ringrazio personalmente, a lei l'ultima parola, poi ci risentiremo però. Sì, sì, anzi, le chiediamo se dopo la chiusura della diretta si potrà tenere un minuto, dottor Valli, giusto per i saluti. No, poverino, no, solo un minuto, solo un minuto, grazie. Dopo la chiusura diretta, solo un minuto. Ecco, intanto, prima degli ultimi saluti, abbiamo un bellissimo regalo da Padre Giorgio. Ecco, ci dà la benedizione. Grazie. Oh, grazie. Grazie, Padre Giorgio. Grazie, Padre Giorgio. Grazie mille. Bene, ringraziamo tutti, anche gli amici che ci hanno seguito da Facebook, e quindi anche da lì un grazie a tutti voi che avete partecipato. E vi ricordiamo che alle 19 abbiamo fatto uscire un video con il Magistero di Benedetto XVI e dei padri della Chiesa su Quaresima, cena e digiuno, per prepararci bene. 20 minuti sono, ragazzi, potete soffrirli, ci spiega bene che cosa è questo tempo nel quale stiamo per entrare. Coraggio, forza, perché non ci abbiamo altra scelta, non abbiamo altre strade. Bene, io vi ricordo il libro del dottor Valli, L'altro Vaticano II, voce su un concilio che non vuole finire. Ecco, dottor Valli, a lei l'ultimo saluto e grazie ancora per aver partecipato alla nostra discussione sul concilio. Io posso solo ringraziarvi per tutta la pubblicità che avete fatto non solo a questo libro ma anche a quelli più vecchi. Vi utilizzerò per il marketing, visto che vi ricordate dei contenuti dei miei libri meglio di quanto belli, io stesso mi ricordi. Sono interessanti. Vi ringrazio di cuore, complimenti veramente per tutto quello che fate, è incredibile la forza che avete. E che dire per il resto? Per il resto direi questo. Evitiamo veramente le contrapposizioni ideologiche che molto spesso immiseriscono anche i nostri ragionamenti, i nostri pensieri. Veramente, se siamo mossi da amore per la Chiesa, tutto ciò che noi diciamo e facciamo ha un unico fine, che è quello di salvaguardare il volto di questa sposa di Cristo. Quindi diamoci un aiuto, soprattutto nella preghiera, in questo impegno, e non per usare le parole di San Paolo, non sbraniamoci a vicenda. Troppo spesso vedo persone desiderose soltanto di mordere e sbranare, no? Così non si fa veramente. Grazie per questa serata che ci ha dato la possibilità di ragionare tranquillamente
serenamente, sia pure su problemi molto gravi. E continuiamo a pregare, ben sapendo appunto che noi possiamo dare il nostro piccolo contributo umano, ma poi i disegni di Dio stanno ben sopra di noi. E comunque, quello che ripeto spesso è che questa davvero è un'epoca provvidenziale sotto tanti aspetti, perché pur nella sofferenza che ci provoca un papa che molto spesso avvertiamo come un pastore che non ci conferma nella fede, è provvidenziale il fatto che ci porti a interrogarci con tanta passione su queste questioni. L'indifferenza sarebbe un male ben peggiore. E poi soprattutto, ecco l'ultima cosa, non facciamoci prendere dallo sconforto nei momenti più difficili, perché lo sconforto è veramente lo strumento del diavolo. Grazie, dottor Valli. Un'ultima comunicazione interessante dalla scuola Ecclesia Mater. Ecco, il professor De Marco tratterà il seguente argomento, temi di ermeneutica sul Concilio Vaticano II, durante il gruppo di studio sul Concilio Vaticano II della scuola Ecclesia Mater. Ecco, per informazioni, per chi fosse interessato, può andare sul sito di scuola Ecclesia Mater, poi anche noi vi terremo informati, perché come dicevamo prima, siamo mossi d'amore alla Chiesa e non è che rifiutiamo questo concilio, stiamo dicendo che però purtroppo qualcosa è andato storto e questo non vuol dire essere contro, ecco. Grazie ancora a tutti. Bene, vogliamo concludere con una preghiera? Ecco. Volentieri, diciamo un Ave Maria. Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, Maria, grazie. grazie. Ave Prego, Maria, Maria. gratia plena Amen. Dominus Dominus tecum, tecum. benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Mater Dei, Dei, ora ora pro nobis peccatoribus, nunc et nunc in et in hora hora mortis. mortis nostre. Amen. E grazie a tutti ancora e alla prossima. Laudetur Iesus Vos Christus, Ave Maria e grazie a tutti. tutti. E Cristo regni Grazie. sempre con Maria. Maria.